radio. Ti ha detto qualcosa di particolare e può essere un vantaggio questo per te, cominciare da subito? Ho avuto la fortuna di aver giocato già 6 mesi, o 5 mesi, sono stato 5 mesi, e fare la preparazione con loro mi fa conoscere di più la squadra, conoscere di più quello che vuole il mister, ma non mi ha detto niente di particolare. Abbiamo fatto solo una partita dove ho giocato nel mio ruolo quello che ho fatto tanti anni, però non so ancora se giocherò un mese o se giocherò come l'ho fatto l'altra stagione o se giocherò di esterno. Quello lo deve decidere lui, io sono a disposizione, l'unica cosa che voglio è quella di giocare. Spinelli, Roma Radio. Ciao. Non, a me piace giocare, mi piace sentirmi importante e soprattutto aiutare. Io sono venuto qua a aiutare alla squadra, ho avuto la fortuna di giocare subito, che non me lo aspettavo, però credo che per essere idolo, leader, mi manca tantissimo. Ho giocato soltanto 16 partite, mi sembra. Quindi per diventare uno così devo giocare di più. Mangiante, Sky Sport. Ciao Diego. Ciao. Che aspettative hai sul campionato? Cioè, che ruolo può recitare questa Roma e se ritiene la Juventus con... Allora, arrivato che non funziona il microfono, ti chiedo questo. Che ruolo può recitare la Roma in questo campionato? Che aspettative hai? E se ritieni che la Juventus con questi 3 colpi eccellenti, cioè Benatia, Dani Alves e Pjanic, abbia fatto 3 passi in più rispetto a tutte le altre? Almeno le mie aspettative personali, dopo quello che abbiamo fatto l'altra stagione, è quella di lottare per lo scudetto. Io mi sento che sono una squadra che può farlo, che può lottare sia la Juve, sia l'Inter, Milan, qualsiasi squadra di quelli che lottano sempre per arrivare in alto. Io ho tantissima fiducia nei miei compagni, e soprattutto per quello che ho visto, che abbiamo fatto, credo che possiamo lottare fino alla fine. Un tuo giudizio, perché noi ci ha impressionato molto vederlo qui su Strootman, che è partito, insomma, è sembrato veramente con autorità, anche sembra stare molto bene fisicamente, però vorrei un giudizio proprio su di te, visto che lo scorso anno ha giocato pochissimo, ruolo può veramente recitare anche Strootman in questa stagione? A me l'altra stagione mi avevano chiesto chi era il giocatore che poteva diventare importante o quello che mi aveva sorpreso di più, e io ho detto subito Kevin, perché non lo conosceva, e dopo sapere che aveva stato tanti anni senza giocare e vederlo allenare come se non avesse avuto niente, è stato per me una sorpresa. È arrivato come se non si avesse avuto vacanze o se si è allenato tantissimo. Credo che per noi è un giocatore fondamentale, perché si sente, si vede che è un leader, si vede che va avanti sempre, parla con ogni calciatore, e quello in una squadra è importantissimo. Dubaldo, Corriere dello Sport. Sì, ciao Diego, buongiorno. Hai conosciuto meglio Spalletti cominciando a lavorare dal primo giorno di ritiro. Come sono i suoi metodi di lavoro e se trovi delle differenze? Cioè il fatto che comunque sul campo ci sono 4 allenatori di prima categoria, se l'attenzione al lavoro tattico che trovi con Spalletti è differente da quella che avevi magari conosciuto con altri allenatori? Sicuramente ogni allenatore sono diversi, ogni allenatore hanno la sua maniera di lavorare, sia in campo, sia fisicamente, sia in palestra. Io mi sento bene, mi piace come si allena, sento che stiamo allenando bene, sia fisicamente, sia in campo, con la pala, con lo staff in palestra, con tutti. Credo che stiamo facendo un bel ritiro, ancora non ha finito, manca
quel viaggio all'America, quindi manca tantissimo per cominciare. Credo che sicuramente arriveremo molto bene nell'aspetto tattico e fisico. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Ciao Diego. Ciao. Eccomi. Io ti volevo chiedere, il giorno del raduno, tra le tante cose, hai detto senza Pjanic perdiamo tantissimo. L'altro ieri Spalletti qui ci diceva che comunque ha delle soluzioni in casa, altre le studierà, insomma. Tu chiaramente sei un giocatore diverso da Pjanic, però ti chiedo, ti senti anche, sei un giocatore di grande fantasia, di grande estro, ti senti anche di ricevere questa eredità, cioè di poter cancellare un pochino il dispiacere di non avere Pjanic? Io sono, come ho detto, sono a disposizione. Quel ruolo l'ho fatto poche volte, quasi mai, però non ho problema. Io l'unica cosa che voglio è giocare, aiutare, e se il mister pensa che io posso farlo, che io posso fare quel ruolo che faceva Mire, lo faccio senza problema, però sicuramente non è il mio ruolo quello dove credo che posso dare magari il meglio, però sempre che sia per aiutare io sono pronto. Schito, il tempo. Ciao Diego. Ciao. Ti volevo chiedere se con i Turbe hai rischiato di giocarci in squadra l'anno scorso al Genova e quest'anno lo ritrovi qui. Com'è il rapporto e se pensi che possiate essere un valore aggiunto quest'anno per la Roma? L'ho conosciuto qua, io non lo conoscevo, quindi pure con a Leandro Paredes siamo stati in questi 2-3 giorni che siamo andati al Dubai, l'ho conosciuto lì, è un giocatore che a me piace tantissimo, credo che può dare tanto alla squadra, è un giocatore che ha velocità, che ha tiro, che ha forza, poi purtroppo non decido io, però per me sarebbe un giocatore che può aiutare tantissimo, perché non si trovano giocatori della sua caratteristica, quindi per me sarebbe bellissimo che rimanga. Balzani, leggo. Ciao Diego. Ciao. Tu hai giocato sempre in stadi molto caldi, hai giocato al Boca, hai giocato a Marassi, hai giocato a Siviglia. Quello della Roma ultimamente non è uno stadio caldo per una serie di problematiche. Ecco, quanto pesa questo quando poi scendete in campo e se ti senti anche tu, come ha fatto Totti, di fare un appello, ti senti anche tu di scendere in campo con i tifosi per questa storia? Sicuramente mi piacerebbe conoscere come l'Olimpico con tutti i suoi tifosi. È vero che io ho giocato sempre in stadi pieni con tutti i tifosi al completo, però spero che questo anno quello che è successo si risolva, così tutti possiamo stare insieme, perché per noi è un aiuto quando magari siamo in difficoltà sentire ai nostri tifosi che cantano, che ti danno quello che ti manca alla fine della partita, quando non hai quell'energia come all'inizio. Spero poter questo anno trovare un Olimpico pieno. Rossomando, Teleradio Stereo. Ciao Diego. Ciao. Io volevo chiederti, ci sono tanti giovani, se c'era qualche ragazzo che magari ti aveva colpito in particolare, e poi un'altra curiosità, un tuo giudizio sull'abbandono di Messi alla nazionale, cosa ne pensi? Sì, quello secondo me è stato, io me lo aspettavo, perché hanno parlato tante volte male, senza senso, si dice? Senza senso? Si dice così? Sì. Senza senso, hanno ammazzato al migliore giocatore che abbiamo in Argentina, l'unico che sa, o quello che migliore gioca a calcio. Ogni partita che si perde, ogni finale, sempre la colpa è sua. Secondo me ha fatto una cosa giusta. Spero che torni, secondo me tornerà, il mio pensiero come calciatore e come tifoso dell'Argentina
e spero che non sia una decisione al 100% e che dopo un po' di vacanze cambi il suo pensiero. E poi dei ragazzi mi hanno piaciuto quasi tutti, però questo ragazzo Eros è quello che mi è piaciuto di più. Eros De Santis, sì, sì. Di Carlo, Rete Sport. Ciao Diego. Ciao. Pjanic ha detto, ora ho capito perché qui si vince alla Juventus. Volevo sapere se ne avete parlato all'interno dello spogliatoio di queste dichiarazioni, se ci siete rimasti male, se saranno magari uno stimolo in più per dare qualcosa sul campo, per dimostrare a Pjanic che si può lavorare e vincere anche a Roma. No, io sì, ti sono sincero, no, ho letto ma non l'ho sentito, non so se lui lo ha detto così, magari qualche volta sì. Quando si legge si cambia un po', se lui pensa di quella maniera è il suo pensiero, io preferisco non entrare in nessuna polemica. Di Nardo, Gazzetta Giallorossa. Ciao Diego. Insieme a Pjanic lo scorso anno sei stato uno dei migliori assist man del campionato. Cosa cambia per te giocare senza Miralem e se il mister ti ha chiesto qualcosa in particolare visto che ci sarà un centrocampo praticamente diverso rispetto allo scorso anno? No, sicuramente io l'ho detto, non avere a Pjanic si perde un gran calciatore, era un giocatore che inventava, che in una partita quando era chiusa poteva fare di una giocata che solo lui trovava e si poteva aprire qualche partita come l'ha fatto tantissime volte, quindi non averlo di più è una perdita importante per noi, però adesso dobbiamo continuare, il calcio è così, no, nessuno è indispensabile e ancora no, il mister a me non mi ha parlato, non mi ha detto niente, quindi io sono a disposizione di quello che lui vuole fare. Ultima domanda, Frullini, la Roma 24. Ciao Diego. Ciao. E nella scorsa stagione hai dimostrato di trovare la porta molto spesso rispetto a quanto fatto invece nel resto della tua carriera. Ti volevo chiedere quanto in questo ti ha aiutato il modo di giocare di Spalletti, i suoi consigli e se è con il mister che puoi fare il definitivo salto di qualità. Grazie. Sì, io ho sempre detto che mi manca fare più gol, sono un giocatore di attacco e devo farlo, devo migliorare in quell'aspetto e lavoro ogni allenamento, ogni partita intento di arrivare in porta, è vero che poi io magari sempre preferisco trovare un compagno perché è la mia maniera di giocare, però devo trovare di più la porta, devo calciare di più e sicuramente aspetto di fare più gol. Grazie a tutti. Grazie.